nonostante sia una città. Ci saranno tutte le informazioni necessarie sulla storia, tradizioni e divertimento all'interno della guida turistica dedicata alla città di Fano e realizzata dagli studenti della terza A del Liceo Scientifico Torelli. Abbiamo subito iniziato, diciamo, con la composizione dei testi, che sono testi nostri, quindi non presi da nessuna parte, e poi anche la ricerca delle foto. La cosa molto interessante è che appunto nessuno di noi aveva capacità tecniche nell'immaginare la guida, poi ci siamo messi, diciamo, d'accordo, abbiamo unito le nostre forze appunto per far uscire anche un prodotto che alla fine è diventato bello, secondo me. Una guida creata e scritta dai giovani, ma rivolta a tutti, semplice nella scrittura e gradevole alla vista grazie ai colori e alle immagini presenti. E inizialmente doveva essere un'audioguida, ma grazie anche al nostro tutore esterno, il signor Franza, e abbiamo optato per una guida cartacea, e questa idea poi l'abbiamo portata avanti fino alla fine del nostro progetto, che si è concluso il 29 aprile con la fiera a Pesaro. 31 pagine di informazioni utili dal titolo Fano per tutti, realizzate all'interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro, esperienza formativa per i ragazzi che, come una vera e propria azienda, hanno imparato e collaborato sia in squadra che individualmente. Il mio supporto è stato di appunto stimolarli e dargli magari qualche suggerimento di volta in volta, però loro hanno risposto molto bene. Poi voglio sottolineare il fatto che l'idea della guida turistica è venuta proprio da loro, dalle loro teste, quindi assolutamente encomiabile l'idea iniziale e poi tutte le energie spese durante questo percorso, che è durato circa 8 mesi, quindi è stato abbastanza impegnativo, ma ha dato dei frutti che ci dicono tutti essere stati, insomma, all'altezza. Ecco.